dettaglio di questo, diciamo, di questo progetto di filiera Pifaureo è l'obiettivo, diciamo, di creare grano di qualità per avere un obiettivo di qualità della pasta. In questo progetto di filiera, logicamente, ci sta il centro di ricerca PSP, produttore semente di Bologna, che di cui ci fa la costituzione del seme. Dopo ci stanno le aziende agricole, ci stanno i centri di stoccaggio e dopo ci sta il pastificio Voiello, che pastifica il grano raccolto per fare la pasta di qualità. Il progetto, diciamo, al momento che è stato presentato era una somma di circa 14 milioni di euro, e di cui dopo c'è stato un rimodernamento, diciamo, del progetto di filiera ed è stato aumentato di circa 1 milione di euro in più, diciamo circa 15 milioni di euro. In data di oggi noi siamo quasi al 60% dell'investimento totale. Il PSR è uno starter per far partire le iniziative. Comunque, anche senza il PSR, come iniziativa, diciamo, della mia azienda in collaborazione pure con la Voiello, automaticamente lo facevamo lo stesso. Io forse all'inizio, quando abbiamo presentato il progetto di filiera, le aziende abbiamo avuto un po' di difficoltà, diciamo, per farle partecipare. Al momento che il progetto di filiera, diciamo, è partito e di cui le aziende si sono rese conto, diciamo, sia aziende commerciali sia aziende agricole si sono rese conto, volevano partecipare, e questo è stato un grosso problema che noi non abbiamo potuto far entrare più, diciamo, nel progetto di filiera per una questione, diciamo, di consegna a PSR regionale. La prima cosa che noi abbiamo fatto, logicamente, è far cambiare, diciamo, la qualità del seme che si usa. Allora, noi quello che abbiamo fatto seminare è quel grano duro di nome Aureo. Allora, abbiamo fatto cambiare la mentalità alle aziende agricole. Allora, l'intensità di semina, di cui ovviamente qua tenevano, diciamo, una questione, diciamo, di semina molto più fitta, che parliamo di 250-300 kg per ettaro. Oggi noi abbiamo riportato, diciamo, una semina di 180-190 kg per ettaro, e più automaticamente abbiamo trasferito la concimazione, perché prima si faceva soltanto uno sviluppo, una passata di concime, diciamo, nel vecchio metodo. Oggi noi siamo a 3 concimazioni con la stessa quantità più o meno circa di azoto, aumentandoci il 30% della quantità di azoto che ci andiamo a mettere. Sotto a questo aspetto abbiamo avuto un ottimo risultato, che prima producevamo un grano scadendo, oggi produciamo un grano di qualità, che di cui abbiamo raggiunto circa un 15,50-16 di proteine, un peso specifico alto e un indice di colore alto. I centri di stoccaggio prima, diciamo, logicamente facevano un ammasso unico. Oggi nei centri di stoccaggio si fa una selezione di stoccaggio con le caratteristiche, che sono sempre tre tipologie: proteine, peso e colore. Oggi possiamo dire che a livello di pastificio ha una grande importanza per pastificare, però ci vuole un'ottima materia prima, e quest'ottima materia prima bisogna produrla, diciamo, in campo, non bisogna produrla nell'industria. Oggi lanciare una sfida ai giovani non è semplice, perché i giovani non si sentono garantiti, diciamo, nelle aziende agricole. Vivono soltanto di una questione burocratica e reddito quasi zero. Allora, a questo punto bisogna dare fiducia e bisogna incrementare, diciamo, i progetti di filiera.